Gentlemen, buongiorno a tutti e bentornati ad una chiacchierata qui con Influencer for All. Io sono ovviamente sempre io, il vostro Eddie, e oggi abbiamo un ospite, ragazzi, che definire imbruttito è a dir poco. Un ragazzo simpatico che ha fatto proprio della spontaneità il suo punto di forza per andare avanti, diciamo, in questa carriera. Perciò, ragazzi, diamo un grande benvenuto al nostro amico Valerio Cattedra. Grazie mille Eddie, grazie mille, è un piacere conoscervi e entrare anche in Influencer for Roma in questa intervista. Io mi chiamo Valerio, sono un ragazzo di 20 anni, sono di Roma e, e sì, come ha detto il buon Eddie, faccio l'imbruttito ma più per gioco che per altro, ecco. Infatti, come ci accennavi, diciamo, in una chiacchierata pre-intervista, hai fatto proprio, diciamo, di questa spontaneità, questa simpatia, proprio un po' controcorrente il punto di forza del tuo lavoro. Sì, esatto, perché allora io sono sempre stata una persona abbastanza scherzosa, ok? E una cosa che appunto mi piaceva sempre, comunque ai tempi, insomma, prima di iniziare il network o altro, ero anche molto appassionato di meme, come penso anche moltissime persone, insomma, un meme, penso che qualsiasi persona con un telefono in mano abbia mai visto un meme, penso. E quindi, insomma, avevo visto che nessuno faceva meme sul settore e volevo appunto anche essere un po' ironico, ma soprattutto essere anche un po' una spina nel fianco di tutti gli hater del network. E quindi ho avuto la malsana idea di, ironizzare su di loro, sulle persone che ironizzavano sul network, proprio lo attaccavano facendo ironia. E la cosa, insomma, sta iniziando a funzionare, ecco. Infatti, quindi mi raccontavi appunto che tramite questo anticonformismo, tra virgolette, comunque bene o male sei riuscito anche a convertire una fetta di queste persone che appunto denigravano, comunque non vedevano il network marketing di buon occhio, sei riuscito comunque a fargli cambiare nettamente idea. Sì, infatti, allora, tra l'altro un piccolo fun fact: all'inizio la pagina non faceva soltanto meme, tipo per 2-3 giorni aveva anche frasi, ok? E proprio la prima frase era quella, la classica, quella di Bill Gates, che dice: se dovessi iniziare totalmente da zero, iniziare con network marketing. E avevo proprio, questo era il primissimo post, sia perché sono un fan di Bill Gates assurdo, ma anche perché appunto parlare di network, quando ho detto ok, prima foto metto questo. E mi ricordo ho fatto una sponsorizzata di 10 euro perché la pagina era nata proprio per giochissimo, era il 27 ottobre, fine mese, mi avevano dato buca tipo 9 prospect, quindi ero anche un po' arrabbiato, ecco, mettiamola così, e ho pensato vabbè dai, ci ironizzo su, apro una pagina, faccio qualche meme e lo metto, perché in realtà già in struttura li mettevo. Quindi quando ho messo non il primo meme ma la prima foto, che era questa frase motivazionale qua, e l'avevo sponsorizzata subito, avevo 3 commenti, tutti e 3 negativi. La cosa mi ha fatto morire dal ridere, perché ho detto cavolo, cioè è stato così facile. E mi ricordo uno di questi fa: Bill Gates non mi ha detto questo, mi ha detto questo. E dicevo: guarda, io sapevo di sì. E mi faceva: no, non l'ha mai detto. E ho detto ok, e continuava a scrivermi, mi ha scritto anche in DM. E pensa. Ci ho fatto anche una zoom insieme. Quindi ho convertito quella pagina dal primo giorno. No, vabbè, lui non l'ho convertito in realtà come cliente, però è divertente come cosa. Da lì poi dopo ho detto cavolo, già poi la pagina già nel primo giorno aveva raggiunto non tanti follower, però mi hanno iniziato a seguire persone molto grandi, no? Che la cosa è stata assurda, perché appunto io l'avevo aperta totalmente a caso, con l'idea di chiuderla anche il giorno dopo, ma il giorno proprio stesso che l'ho aperta mi hanno iniziato a seguire proprio persone che stimavo tantissimo, ok? Quindi proprio anche top earner o altro, e mi vedevano anche le storie. Dicevo assurdo. No, così a caso proprio. Sì, a casissimo. Quindi, insomma, mi sono divertito anche io. Poi da lì ho iniziato a far meme con più costanza, però devo dire che ad oggi non ho tanto persone che criticano il network e mi scrivono. Diciamo quelli li blocco sul nascere. Ma sono più persone che proprio, dato che la pagina parla ai network, non parla ai prospect, ok? Parla ai networker. Le persone che non fanno network dicono: ma questi fanno dei meme, non ci sto capendo niente, vedo che comunque questo, cioè hai dei commenti sotto di gente che ride, ma che cosa fa? Ok, quindi mi chiedono: ma cosa fai? E io lì gli rispondo e glielo spiego, ok? Poi dopo, se sono interessate, insomma, si va avanti nel processo, però di base io parlo di networker ed è anche il suo punto di forza, perché conosco altri networker che prendono molto valore e allo stesso tempo i prospect poi dopo si interessano di loro spontanea volontà al settore. È un modo molto intelligente effettivamente per approcciarsi. Direi che sicuramente è anticonformista, quello è sicuro. Sicuramente, appunto, come chiacchieravamo sempre prima
del fatto appunto di sdoganare anche il fatto di essere sempre giacca e cravatta, la professionalità, che la professionalità alla fine può arrivare, anche se è un po' magari difficile inizialmente da comprendere, sia da un in giacca e cravatta o magari una persona in t-shirt e bermuda che però sa il fatto suo, quindi essendo se stessa magari rende anche meglio. Sì, sì, perché alla fine comunque sono consapevole del fatto che adesso quando devo fare anche quello che è un follow up, ok, o comunque conoscere una nuova persona, è molto probabile che quella persona abbia visto la pagina, ok, o che comunque la persona che mi ha edificato in precedenza o altro gli avrà mandato quello che è il mio profilo o dei miei link o altro, che giustamente, insomma, qual è la prima cosa che fai quando ti danno un nome e un cognome? Cercarlo su Facebook e su Instagram. Vai a vedere chi è. Esatto. Quindi di base so già che molto probabilmente le persone hanno visto quello che ho fatto, quindi non mi presento mai in giacca e cravatta, primo perché comunque sarei proprio molto non tanto a mio agio, ecco, e poi perché mi viene anche più facile poi per stringerci relazione, perché inizialmente no, tu ci parli in maniera professionale, certo, sempre non in maniera non professionale, sempre in maniera professionale, quello ovvio, però poi dopo quando c'è un momento in cui devi spiegare un concetto o altro, lì ti puoi permettere, perché te lo sei costruito nel tempo, di essere più genuino, ed essere più genuino e diretto alla persona innanzitutto gli fa salire il livello di concentrazione, no? Perché tu inizialmente sei in un momento molto concentrato, molto preciso, poi mentre spiego un concetto ironizzi leggermente e quella persona dice ok, quindi è normale, anche lui respira, ok, e quindi inizi, diciamo, a creare un contesto molto più tranquillo, che tra l'altro è iperutile, perché poi successivamente lo puoi utilizzare anche in una gestione obiezione, quindi proprio dire guarda, stiamo parlando di tutto, ti posso dire una cosa proprio in maniera sincera o altro, ti dicono sempre di sì, perché comunque ci hai costruito relazione anche soltanto in quei 10 minuti di small talk, di chiacchierata, e ti permette di essere molto più genuino e soprattutto di non dover fare giri di parole per gestire quella che è un'obiezione o per dire una cosa come la pensi, ok? Esatto, stesso discorso della nostra intervista, come se fossimo al bar a fare una chiacchierata, senza tanti paraocchi, tante cose da star rigidi, in tranquillità. Quindi allora, prima di salutarci, Valerio, questa chiacchierata appunto che sicuramente farà un po' fastidio a qualcuno, secondo me, magari qualcuno con una come si può dire, un'idea un po' sempre più rigida, come dicevamo prima. Prima di salutarci, appunto, perché alla fine può richiedere anche coraggio, per riuscire a essere comunque se stessi, sia nel lavoro, sia magari anche nella vita di tutti i giorni, un consiglio che daresti tu in base alla tua esperienza? Allora, in realtà lo rubo, ok, così faccio prima. Lo rubo dal grandissimo Fraser Brooks, che in realtà è stata un po' la persona che mi ha indirettamente aiutato a costruire quello che è il personal brand e tutto. È stato proprio questo, cioè lui una volta ha fatto uno speech che mi ha fatto morire, perché ha detto, io avevo un mio amico che mi diceva proprio, guarda, io non ho tante passioni, ho soltanto di passioni, ma sono un po' strane. E Fraser Brooks gli dice, ok dai, dimmi, ti aiuto comunque. E mi fa, guarda, una mia passione sono le ragazze, le donne. E fa, va bene, ok, non è molto strano. E l'altra sono le lampade. Le lampade, proprio le lampade, ok? Ok. E quindi Fraser Brooks gli fa, perfetto. E da lì ha costruito un brand di foto, sta proprio su Facebook, se non sbaglio si chiama Sexy Lamp, una cosa del genere. E quindi si può andare a controllare, cioè io mi ricordo, l'ho controllato subito dopo, mi ricordo, stavo in Zoom con lui, dice quel nome, vado su Facebook e lo cerco, è successo qualche mese fa, ora non ricordo di preciso proprio il nome, però vado a cercare e oggettivamente quella pagina aveva quasi 50.000 follower ed erano soltanto foto di ombre o di ragazzi comunque in ombra o in controluce vicino a delle lampade. Ma pensa a te. E io ho detto, cavolo, ma allora, cioè tu lo puoi fare con qualsiasi cosa, cioè non... La gente dice, ma sai, non riesco a prendermi persone o non so come trovare. Ho detto, prendi due cose anche a cavolo, ma vai tranquillo che un modo o nell'altro le puoi ficcare in un personal brand. Quindi il mio consiglio è questo, proprio segnati due cose che a te interessano, che a te piacciono, e trova un modo per farle interagire con quelli che sono i tuoi valori. E soprattutto cercare di dare un valore alle persone, perché anche questo sexy lamp o altro, o come si chiama, ecco, comunque fa leva sul fatto
che le persone comunque sono interessate alle foto, no? Abbastanza un po' artistico, ok, oggettivamente, non erano foto fatte... Sì, che prendi una lampada e ci fai la foto, certo. Esatto, perché comunque farle in controluce, ora io non sono un fotografo, però comunque penso richieda anche un po' un bilanciamento, un piccolo ritocco alla fine, perché altrimenti ti viene una sagoma nera davanti, dietro una luce. E quindi comunque erano un po', insomma, curate, ecco. E quindi l'idea era questa, cioè lui comunque ha preso il suo sistema di credenze che era composto di lampade e ragazzi, ok, però l'ha anche messo in una chiave comunque un po' più artistica, un po' più ricercata, anche facendo una foto che ti impattasse, che se la vedi e ti dà un qualcosa in più oltre al fatto di avere una ragazza vicino su una lampada. Quindi l'idea è questa, cioè capisci cosa ti fa stare bene a te, cosa ti piace dare a te e alle persone, e poi fallo andare anche verso quelli che sono, quello che cerca un po' il mercato. Io nella mia pagina, per esempio, mi sono fatto questa domanda più avanti rispetto a quando ho aperto la pagina, perché in realtà ho azzeccato quello che era un gap, perché avevo visto che appunto le persone che avevano una pagina di network in realtà parlavano i prospect invece che i networker. Io ho parlato di networker facendo meme sul network e ho attirato persone che non ne facevano. Però poi dopo, andandoci a riflettere e andando poi a fare anche un piano editoriale un po' più interessante, quello che ho fatto è stato semplicemente prendere quello che serviva in networker, quindi una persona un po' neutra e soprattutto che gli facesse stare un punto di ritrovo per scherzare e ridere insieme, sì, sul network. Quindi infatti tutti i meme che mi vengono anche consigliati sono tratti da una storia vera, e quindi poi dopo però comunque andare a incuriosire anche il pubblico e le persone, perché tanto il settore in cui operiamo, lo sappiamo bene, online non gode di ottima salute, quindi andare a fare una divulgazione anche un po' scanzonata va proprio a sdoganare e a disarmare un po' tutte le persone che ti attaccano, perché se una persona mi attacca sul fatto siete soltanto persone che reclutano altro, ma vai sulla pagina, io faccio meme su questo, quindi vai tranquillo, la pensiamo allo stesso modo, quindi non è che puoi arrabbiarti troppo con me, ecco, ti darei ragione, quindi vai tranquillo. Poi ovvio, ci si chiacchiera in maniera seria e gli si fa capire che c'è gente che lo fa in quel modo sbagliato e gente che lo fa bene. Allora, come ogni lavoro. Esattamente, come sempre. Bene, bene, bene. Valerio, che dire, io ho esaurito appunto le domande, le mie curiosità che volevo porti in questa chiacchierata. Innanzitutto ti ringrazio perché ci hai portato appunto una ventata di entusiasmo, una ventata di qualcosa di nuovo che ci vuole alla fine, soprattutto nel mondo del network marketing, che è ancora visto molto molto male purtroppo da molta gente per i motivi di quali appunto abbiamo appena parlato, però insomma ci vuole un attimo ridere e scherzarci sopra, vedendo anche il periodo, e sicuramente porta grandi risultati, come appunto ci stai confermando tu. Grazie mille Eddie, grazie per la grazie a te Valerio per parlare qui. Grazie a te, ci sentiamo alla prossima. Ciao Eddie. Ciao. Ciao.